bentornato. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, 16 gennaio 2022. Rilassati e metti la tua anima in cielo. Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, giornata di grande recupero rispetto alle ultime appena trascorse in cui siete stati un po' sottotono. La Luna non è più in opposizione, per cui riuscirete a risolvere i vostri problemi e le difficoltà che ultimamente vi hanno tolto un po' di serenità. Adesso infatti siete pieni di energia e voglia di fare, e questo si nota soprattutto nell'ambiente di lavoro. Avrete la possibilità di realizzare alcune promesse e sarete orgogliosi di voi stessi e di ciò che avete fatto. Non passate troppo tempo a parlare dei problemi di salute altrui, vi renderà ipocondriaci. Se state vivendo una situazione sentimentale travagliata, cercate di non cedere a facili lusinghe, poiché dovete mantenere una vostra dignità e far capire all'altra persona che non può lasciarvi e prendervi a suo piacimento. Se avete fatto strage di cuori ultimamente, è venuto il giorno della resa dei conti. Sia al lavoro, che a scuola, che a casa, è inutile che cerchiate di scappare dai doveri che vi attendono, tanto prima o poi dovrete affrontare la realtà. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7. Benessere, 6. Toro. Cari Toro, si prospetta una giornata piuttosto negativa e sottotono dal punto di vista fisico, attenti a qualche acciacco e malanno di stagione. Questo incide particolarmente sia sul piano e sull'aspetto sentimentale che su quello professionale. Cercate di non preoccuparvi troppo. Già da lunedì tutto tornerà al suo posto. Urano vi porta nella direzione giusta. Fareste bene a finire una causa in corso. Il vostro amore per il cibo vi spinge verso pasti troppo ricchi. Avete bisogno di pensare al vostro fisico e di migliorare il vostro livello di energia. In amore sarete seducenti come non mai e potrete lanciarvi alla conquista del cuore di chi vi interessa. Non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi. Lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. Oggi dovrete lavorare molto ma otterrete anche molto. Potete fare quello che volete ed avrete inoltre, molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, sarà una giornata in cui potrete avvertire un po' di stress e di disagio, soprattutto se accumulerete tante cose da fare e troppa carne al fuoco. Meglio darvi delle scadenze e delle priorità, cercando di portarle a termine. Le decisioni importanti rimandatele per la seconda metà di febbraio. Sarete ancora più socievoli, il che vi offrirà delle nuove situazioni propizie. La vostra distrazione vi rende maldestri, quindi fate attenzione ai movimenti bruschi. Rimanete concentrati su quello fate per evitarli. È venuto il momento di mostrare a tutti di che pasta siete fatti. In questa giornata potreste accrescere la vostra creatività, frequentando posti che vi siano di ispirazione. Il fascino andrà incrementandosi e potrete contare su un periodo sereno in amore. Eccellenti possibilità in amore, potrete anche prendere decisioni importanti riguardanti il vostro futuro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 4. Cancro. Cari Cancro, in questo weekend l'amore è ampiamente favorito, soprattutto grazie all'influsso della Luna e di Venere, grandi emozioni in arrivo, dunque. Anche per chi è single ed in cerca di nuove avventure sentimentali. Bene anche il lavoro, potrete ricevere nuove proposte e costruire qualcosa di speciale. La vostra visione rigida vi porta a testare chi vi circonda. La selezione naturale è in atto, controllate il vostro entusiasmo. Sentite un assoluto bisogno di ottenere il massimo dalla vita, non indugiate, ne avete bisogno. Aprite la vostra mente e cercate di perdonare. La prossima volta sicuramente sarete perdonati anche voi. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner.
Si prospettano tempi duri sul lavoro, quindi ogni tipo di aiuto è ben accetto. La miglior cosa che possiate fare in questa giornata sarà quella di non dare adito ad alcune voci e procedere sulla vostra strada, come avete fatto fino a questo momento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Leone. Cari Leone, vi aspetta una giornata piuttosto pensierosa e sottotono. Una giornata in cui potreste sentirvi un po' malinconici, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti, cercate allora di fare molta attenzione in tutto ciò che fate. La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti. Con un sorriso. Sarete al top della forma, vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Concentratevi sul lavoro o sui vostri impegni, questo vi aiuterà a non dare retta alle parole di una persona poco affidabile. Il fatto che sia una persona affascinante ad invitarvi, non vuol dire che dobbiate andare per forza. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, cercate un riavvicinamento in amore, perché avete ottime intuizioni e capacità, e questo vi riesce bene soprattutto se avete litigato con il partner e ora volete recuperare. Ma è come in questo periodo ti riesce di essere empatici con chi vi sta accanto, soprattutto perché riuscite a dare a tutti un consiglio buono ed efficace. Bene anche il lavoro. Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico. Innanzitutto il fascino, sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. Avete il fascino giusto per proporre una uscita e per fare in modo che non vi si possa rifiutare. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Se avete appena iniziato un lavoro, troverete uno slancio inaspettato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 4. Finanze, 6. Benessere, 5. Bilancia. Cari Bilancia, in amore la giornata di oggi vi apre la possibilità di recuperare in amore perché avete una grande energia e voglia di fare. Riuscite insomma a essere molto più produttivi dell'ultimo periodo, quando invece avete dovuto tirare un po' la cinghia. Sul lavoro, invece, cercate di evitare scontri e litigi con i colleghi. Accettate il fatto che qualcuno possa pensarla diversamente da voi. La vostra vitalità vi permette di affermarvi in modo casuale. Pensate prima di parlare. Non lasciatevi sopraffare dalle richieste degli altri. Avete bisogno di pace e di tranquillità, ammettetelo senza sentirvi in colpa. Cercate di orientarvi verso i locali più movimentati, riuscirete a scaricarvi di molta della tensione accumulata e anche il divertimento non guasta mai. A fine giornata potreste essere addirittura osannati dai vostri colleghi, dagli amici, o comunque dalle persone che hanno ammirato un vostro intervento. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Oggi potete testare realmente il potere che esercitate sugli altri, non perdete l'occasione di appurarne la validità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, ultimamente siete troppo polemici e ve la prendete per ogni cosa. Dovrete invece lasciarvi andare di più, accettando che qualcuno possa anche pensarla diversamente da voi. Altrimenti potreste finire per litigare inutilmente. Sul lavoro agite con prudenza e saggezza, contate fino a 10 prima di prendere decisioni importanti. Il vostro rapporto con gli amici vi fa sentire in vetta al mondo. Dimenticate le preoccupazioni di tutti i giorni.
Sentite una carenza e il vostro corpo tenta insidiosamente di colmare questa mancanza. Andateci piano con i dolci. Cercate di trattenervi dal fare troppi complimenti ai vostri colleghi o al vostro capo, anche se pensate davvero ciò che vorreste dire. La parte dei piaceri, quindi, oggi, potete risparmiarvela e potete cercare di pensare ad altro, magari alla vostra professione che ha bisogno di impegno. Non siate puntigliose o ipercritiche con il partner. Siete certamente persone sensibili, ma avete troppa paura di mostrare i vostri sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 9. Sagittario. Cari Sagittario, dovete essere particolarmente saggi e prudenti, specie in amore e in generale in tutti i rapporti interpersonali che avrete nel corso di questa giornata. Anche sul lavoro cercate di essere più propensi al dialogo e ad accettare idee diverse dalla vostra. Se si dovessero presentare ottime opportunità per la vostra carriera, valutatele bene e nel caso coglietele al volo. Avete veramente bisogno di una pausa dalla routine quotidiana. Ricordate che se la fatica si sente è del tutto naturale. Il vostro benessere mentale sta migliorando e sei contenti degli sforzi compiuti. Basta ridurre l'assunzione di zuccheri e tutto sarà in perfetto ordine. La concentrazione e il sangue freddo saranno necessari in più occasioni a cui non potete sottrarvi. Dovrete fare soltanto i conti con la vostra situazione economica, perché siete praticamente al verde. Non preoccupatevi di eventuali incomprensioni in amore se siete nate alla fine del segno. In questa giornata sarete coinvolti in alcune discussioni che vi toccheranno profondamente l'animo e che non potrete condividere con chiunque. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 6, benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, la giornata di oggi prevede grande recupero in amore dopo un periodo di tensioni e litigi con il vostro partner. Durante la settimana siete molto stressati e avete tante cose da fare, per cui non è facile vedervi. Approfittate del weekend in arrivo per stare insieme e divertirvi. Nuove opportunità in arrivo sul lavoro, con grandi possibilità di successo. Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo. Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi, che avete solo un desiderio, essere da soli e ne avrete davvero bisogno. Sarete in forma splendida, pronte a lanciarvi nelle imprese più avventurose o nella conquista di un nuovo amore. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Sarebbe un'ottima cosa se oggi riusciste a lavorare in gruppo. Chi lavora, lo fa con gioia e guadagna. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, fate grande attenzione in amore, cercando di tenere sotto controllo le emozioni che provate e le parole che dite. Contate fino a 10 per evitare di litigare inutilmente o scontrarvi con il partner e le persone più importanti della vostra vita. Ottime intuizioni sul lavoro, ma aspettate lunedì della prossima settimana per metterle in pratica. Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati. Per le nate alla fine del segno, vantaggi economici. Non preoccupatevi troppo delle vostre finanze. Potreste riuscire con un po' di ingegno a cavarvela con poco denaro. Molti che conoscete contano sulle vostre capacità e voi potete cogliere questo atteggiamento per utilizzarlo a vostro favore. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Pesci. Cari Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto in amore, grazie a un quadro astrale favorevole con Luna e Venere favorevoli. Mica poca roba. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di crescita e di successo.
Se siete in cerca di nuovi stimoli e opportunità, questo può essere il momento giusto. Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C'è tanto lavoro da fare. Non fatevi sedurre dal brivido di rischiare in affari improbabili, potrebbero rivelarsi solo sogni. Anche se sentite forza il desiderio di cambiare look in questa giornata, cercate di evitare spese eccessive, che possano mettere in pericolo i risparmi faticosamente accantonati da voi, ma anche dalle persone a voi vicino. Cercate di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.